gestire l'emergenza. Nasce l'unità di crisi in Veneto. Già un migliaio i rifugiati nel nostro territorio, ma potrebbero diventare 50.000. Per gestire il flusso previsto, la Regione pensa ad un unico hub di prima accoglienza per assistenza sanitaria e logistica. Intanto si moltiplica la solidarietà, già 1.000 offerte di alloggio attraverso il modulo regionale. Pericolo nucleare, evitare la corsa ai farmaci a base di iodio che già si sta scatenando in altri paesi. Il monito della Regione, il Veneto è dotato di una scorta di 500.000 pastiglie. Farmacisti, attenzione al fai da te. Per l'imprenditore veneziano bloccato in Sudan per una causa con la milizia locale, ritorna a casa e vicino. Il padre annuncia tolto il divieto di viaggio sul passaporto. I pescatori di Chioggia rimetteranno idealmente nelle mani del sindaco le proprie licenze di pesca. In segno di protesta per il caro gasolio, il primo cittadino accoglierà i pescatori giovedì di fronte al municipio. 140 cittadini romeni denunciati per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, una frode ai danni dello Stato per oltre 460.000 euro scoperta dai carabinieri del Vicentino. Pandemia, continuano a calare i ricoveri nei reparti ospedalieri, anche se frena la discesa del numero dei contagi. L'immunologa Viola, nessuna sorpresa della variante Omicron, l'emergenza è superata. Meno 4 giorni allo switch off da giovedì 10 marzo, le emittenti del nostro gruppo cambiano canale, ma la missione resta sempre la stessa, tenervi informati su tutto quello che succede sul nostro territorio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque, in primo piano la guerra in Ucraina e quelle che sono le conseguenze della tragedia che sta avvenendo, a partire dall'emergenza profughi fino alle ripercussioni sulla nostra economia con il caro bollette. E allora è proprio su questo che verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera, il cui esito lo saprete nel corso di Ring, che andrà in diretta a partire dalle 21.15. Il quesito è quello che vedete in onda ora. Bollette da record, serve l'energia nucleare? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 26 691. Se intendete rispondere no, il numero da comporre è lo 0422 16 26 690. La risposta è gratuita, anche se sentite occupato non preoccupatevi, la vostra risposta verrà correttamente registrata, come detto l'esito questa sera nel corso di Ring. E poi c'è l'altro fronte, quello come detto dell'accoglienza dei rifugiati ucraini. Oggi a Marghera il presidente Zaia ha fatto il punto, sono un migliaio al momento, soprattutto donne e bambini che sono arrivati nella nostra regione, ma le stime fanno prevedere nelle prossime settimane un arrivo di 50.000 persone. Allora, questa mattina ho fatto una riunione di quella che poi verrà definita, che è definita da mio decreto, come l'unità di crisi. Ho fatto la prima riunione dell'unità di crisi. Primo atto formale per Zaia, commissario all'emergenza rifugiati, che ha convocato intorno allo stesso tavolo tutte le figure coinvolte nell'accoglienza. Dopo la regolamentazione a livello nazionale dell'entrata in Italia dei profughi, il Veneto sta procedendo con la verifica dello stato di salute attraverso il tampone, offrendo la possibilità di vaccinarsi e di spostarsi con la delega al Super Green Pass di 5 giorni previo test rapido o molecolare. Per un migliaio sono già entrati e presenti in Veneto. Dato provvisorio, visto che fa riferimento al numero di tamponi effettuati, ma potrebbe essere più elevato considerando che molti rifugiati stanno raggiungendo la nostra regione con mezzi propri o con familiari. Le stime del governo parlano di 700.000, un milione di persone in arrivo nelle prossime settimane in Italia. Noi potremmo potenzialmente averne almeno 50.000, 40.000. Siamo molto preoccupati di questo aspetto. Si pone ora il problema di dove accogliere chi non ha amici o parenti in Veneto o in altre regioni che possano ospitarli. Al momento sono circa un migliaio le offerte arrivate dalla Protezione Civile da parte dei cittadini. C'è chi mette la seconda casa a disposizione, chi mette a disposizione la propria casa per ospitare in casa. Abbiamo il fronte degli alberghi, c'è anche chi vive nelle case popolari e si dichiara disponibile ad accogliere. La solidarietà dei veneti si sta dimostrando anche attraverso le donazioni al conto corrente istituito dalla regione, 1.064 i versamenti finora registrati. Hanno già versato 143.860 euro. La regione è al lavoro per individuare altre strutture d'accoglienza. Noi abbiamo Villa Rieti Rota a Motta di Rivenza, che è lì abbandonata perché non riusciamo a venderla. Lì probabilmente accoglieremo anche lì.
Se verranno confermati i flussi previsti, la Regione intende creare un hub per la prima accoglienza. L'idea è quella di mettere in piedi un hub che possa avere persone che in lingua possano anche ricevere i loro conterranei oppure persone che comunque parlano la stessa lingua. Chi arriva sa, arriva lì, trova i tamponi, trova le prime informazioni, che so, un prestito d'onore per comprarsi un biglietto, le solite robe, per il treno, le informazioni sanitarie o quant'altro. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare in Veneto un pullman con 40 persone a bordo, di cui una quindicina disabili, che saranno ospitate all'ospedale dismesso di Noale. Nei casi più delicati la Regione è pronta ad un passo ulteriore. Non escludiamo nei casi più tragici, tragici vuol dire tipo i 15 disabili, bimbi oncologici, di andare a prenderli. E poi c'è la paura nucleare, evitare la corsa ai farmaci a base di iodio che già si sta scatenando in altri paesi europei. È questo il monito della Regione, quello che ha detto il presidente Zaia, che fa sapere che il Veneto è dotato di una scorta di 500.000 pastiglie. E poi ci sono i farmacisti che avvertono di fare attenzione alla fai da te. Rischio nucleare. Il Veneto è dotato di un piano legato alla presenza nella vicina Slovenia della centrale di Krško, che in caso di esplosione e quindi fuoriuscita di materiale radioattivo provocherebbe conseguenze in un raggio massimo di 200 chilometri. Ma quello nucleare non è allo stato attuale un problema, secondo il presidente del Veneto Luca Zaia, interpellato sul tema e sulla corsa all'acquisto di pastiglie di iodio per contrastare eventuali radiazioni. Evitare la corsa alle pasticche. Noi ne abbiamo 500.000, ma perché? Perché le province più vicine a questa centrale slovena sono Belluno, Treviso e Venezia, e quindi sono, cioè, un magazzino, qualora mai dovesse accadere, non è mai accaduto nella vita di quella centrale, ma stiamo sempre parlando di precauzioni. Eviterei di creare allarmismi su questo fronte. Non vere e proprie richieste per ora di farmaci a base di iodio, spiega il presidente di Farmacie Unite Muschietti, ma molta curiosità. Molte persone chiedono informazioni sulla possibilità di acquistare delle pastiglie a base di iodio. E voi cosa rispondete? Ma noi rispondiamo che prima di tutto bisogna sentire il medico curante, perché ovviamente è un farmaco che diventa pericoloso se viene usato non correttamente. Cosa può provocare come effetti negativi? Ma diciamo che chi è sotto cura con pastiglie che contengono iodio sicuramente è già protetto sotto questo aspetto. Per chi non le ha mai prese potrebbero provocare danni notevoli all'ormone tiroideo. L'assunzione di pastiglie o soluzioni a base di iodio va fatta, ricordato lo stesso Zaia, non solo a meno di 200 chilometri dal luogo dell'emissione nucleare, ma anche entro 2 ore. La tiroide è già satura di iodio, non consente alle radiazioni di penetrare, ma questo è un effetto che si coglie, ha spiegato, sotto i 40 anni. Nella nostra quotidianità, nell'alimentazione, nei comportamenti, c'è qualcosa che può essere utile per crearsi una protezione in questo senso? Beh, ci sono degli alimenti che hanno delle forniture di iodio, non ultimo per esempio il sale iodato che viene comperato anche al supermercato. Diciamo che il quantitativo di iodio contenuto non è quello che è necessario, ma anche una passeggiata al mare potrebbe essere ricca di iodio, quello necessario per il benessere della persona. Voltiamo pagina. Dopo mesi e mesi di angoscia sembra essere finito l'incubo per Marco Zennaro, l'imprenditore bloccato in Sudan, dovrebbe tornare presto a casa. La corte di Khartoum in Sudan avrebbe tolto il divieto di viaggio sul passaporto di Marco Zennaro, permettendogli di tornare a casa. Ne ha dato notizia Cristiano Zennaro, il papà dell'imprenditore veneziano, bloccato in Sudan dallo scorso marzo e per cui nei mesi sono state organizzate varie manifestazioni a Venezia perché fosse liberato. Nel tribunale della capitale sudanese è stato raggiunto l'accordo per il rilascio. 200.000 euro ottenuti grazie a una raccolta fondi lanciata da Union Camere Veneto, alla quale hanno contribuito imprenditori veneti, associazioni di categoria e il sindaco Brugnaro, che ha versato 50.000 euro dal fondo vincolato sul quale confluiscono le indennità mensili alle quali il primo cittadino ha rinunciato.
Ringrazio il presidente di Union Camere e tutti quelli che hanno aderito all'iniziativa, ha detto il papà di Marco, permettendo a mio figlio di pagare quello che considero un vero e proprio riscatto. È una vergogna, ha aggiunto, che dei privati si siano dovuti sostituire allo Stato. Tutta questa vicenda ha rivelato il totale fallimento delle istituzioni italiane, a cominciare dalla Farnesina, ha concluso. Dopo aver trascorso 74 giorni di prigionia in condizioni igienico-sanitarie vergognose, lo scorso 14 giugno Marco era stato scarcerato, ma con il divieto di lasciare il paese. Ora non resta che attendere il rientro, per cui molti si sono battuti. Settimana di sciopero della pesca con l'intero comparto del territorio che si è dato appuntamento giovedì prossimo a Chioggia per rimettere simbolicamente le licenze nelle mani del sindaco Armelao. Tra le ragioni della protesta il caro gasolio, rincari dicono insostenibili. Giovedì 10 marzo alle 11 i pescatori di Chioggia rimetteranno le licenze al sindaco Armelao. Tra le ragioni della protesta, il caro gasolio. E questa mattina ho partecipato all'assemblea pubblica dei pescatori e raccoglierò ovviamente le loro istanze e le invierò al presidente del Veneto Luca Zaia facendo le mie. Per l'intera settimana in corso in atto da parte di tutto il comparto della pesca il fermo causato proprio dall'aumento indiscriminato del prezzo del carburante. Così anche Mazzaro, il direttore del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. I pescatori sono i custodi dei mari e quindi meritano il nostro sostegno e il sostegno di tutte le istituzioni. Anche noi chiediamo quindi al governo di intervenire per diminuire e mitigare l'aumento indiscriminato dei prezzi del gasolio. A scioperare con i colleghi pescatori anche le imprese dei turbosoffianti, quindi dei molluschi di mare, con le aziende del consorzio di Venezia, vale a dire più di 160 imprese che oltretutto pensano anche se anticipare i 2 mesi del cosiddetto fermo biologico. Con la guerra che c'è in atto purtroppo ha portato ulteriori problemi legati al caro gasolio, al problema dei trasporti con rincari e quant'altro, ma anche tutte le attrezzature di bordo che abbiamo subito un rincaro di oltre il 50%. Questo non è più sostenibile. Mercoledì 9 marzo l'incontro a Roma con il sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni, a cui l'intera categoria chiede un immediato, rapido intervento anche sotto la spinta della regione del Veneto. Perché anche la regione sia a fianco a noi pescatori per affrontare le problematiche. Anche perché l'effetto attualmente è quello di rendere di fatto impossibile la pesca con effetti devastanti per l'intera filiera. Come sindaco e avendo anche la delega alla pesca non posso far altro che dar ragione ovviamente ai nostri pescatori. Un bonus da 250 euro per ciascuno dei 47 dipendenti per far fronte al caro bollette è l'iniziativa di welfare aziendale che la FAR di Feltre ha attuato anche grazie a risorse che derivano dall'autoproduzione interna di energia. Una iniziativa di condivisione di welfare aziendale in un momento assai critico caratterizzato dal caro bollette che sta dimezzando i bilanci familiari. Alla FAR SPA di Feltre i ricavi inattesi derivanti dall'autoproduzione interna di energia attraverso cogeneratore si sono tradotti in un bonus da 250 euro distribuito a tutti e 47 dipendenti dello stabilimento di Villa Paiera. Questo tipo di ricavo è stato condiviso attraverso una piattaforma welfare con i nostri 47 dipendenti allo scopo di contribuire, certo è magari una goccia rispetto a quello che potrebbe essere l'effettiva spesa, alla ulteriore, diciamo, al caro delle bollette che le famiglie hanno dovuto subire. Il bonus sarà trasferito integralmente, non tassato, attraverso la nuovissima piattaforma di welfare aziendale. Una mini manovra da 12.000 euro in una delicatissima fase storica contrassegnata dall'aumento indiscriminato dei prezzi. La FAR SPA è un'azienda specializzata nella produzione di fili d'acciaio pretemprato per la realizzazione di molle impiegate nei settori dell'auto. Il bonus erogato ai dipendenti va di pari passo con le politiche di sostenibilità attuate dall'azienda nel pieno della transizione ecologica. Abbiamo deciso di installare un cogeneratore perché l'azienda ha una chiara esigenza di energia elettrica che al momento tra l'altro non basta, quindi si sta pensando di incrementare. Nel contempo utilizziamo il calore e il freddo che riusciamo a produrre attraverso questo sistema di trigenerazione per i nostri impianti produttivi e quindi effettuiamo un risparmio
giugno. Le buone notizie dall'affar di Villa Paiera non si limitano al bonus, perché per far fronte alla domanda l'azienda è a caccia di personale. Facciamo fatica a ritrovare dei dipendenti, portarli all'interno, formarli. Ecco, è una cosa in cui in questo momento siamo molto, molto impegnati, cioè la ricerca di personale per poterlo introdurre nei nostri cicli produttivi. Puntiamo soprattutto a una persona che cerchi un lavoro a turni, diciamo, perché il nostro lavoro è prevalentemente a turni, con un bassissimo turnover. Generalmente le persone quando sono da noi qui rimangono, e deve essere prevalentemente un lavoratore meccanico, insomma, con capacità, ecco, con voglia di lavorare. Siamo alla cronaca con l'operazione dei carabinieri di Vicenza, che hanno denunciato 140 persone per aver indebitamente richiesto il reddito di cittadinanza. 140 cittadini romeni denunciati per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Una frode ai danni dello Stato per oltre 460.000 euro, sgominata dai carabinieri del Nucleo Ispettorato al Lavoro di Vicenza con i colleghi di Bassano. Le indagini sono partite lo scorso mese di agosto dopo le segnalazioni da parte dei direttori degli uffici postali di Bassano e Rosà, dove si erano presentati due romeni. A insospettirli il fatto che entrambi non fossero in possesso di documenti italiani. Siamo intervenuti e li abbiamo identificati. Subito abbiamo rilevato un elemento in comune, cioè la stessa residenza e lo stesso civico. Questo indirizzo, questa residenza, era un indirizzo del comune di Torino, che veniva individuato per i richiedenti asilo, quindi una residenza fittizia. Abbiamo quindi approfondito ulteriormente queste indagini e, questo interpellando le varie banche dati, siamo riusciti a tirare fuori appunto una lista di 140 nominativi che avevano individuato come residenza questo indirizzo fittizio. È emerso anche che queste persone non avevano mai dimorato in Italia e nemmeno avevano mai lavorato nel nostro paese. C'è di più. Il documento ISEE determinante per quantificare il reddito di cittadinanza anch'esso risultava falso, appunto perché presentato tramite un'autocertificazione. 140 persone però non sono tutte quante state trovate nel territorio di Bassano e Rosà. No, questo non lo possiamo certo dire, però sono persone che hanno comunque presentato quello stesso indirizzo. Poi, dove avranno fatto i prelievi, se avranno tentato, eccetera, questo lo stabiliremo poi con il proseguio delle indagini. Potrebbe essere che avete scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora a questo punto. Sì, potrebbe essere proprio così. Sicuramente, cioè, pensiamo che ce ne possano essere anche altre. Svolta nelle indagini sull'investimento con successiva fuga di due anziane donne avvenuto giovedì sera sulle strisce pedonali a Ponte Vigo d'Arzere nel Padovano. Dopo 48 ore dall'incidente, un automobilista ha chiamato la polizia locale di Padova. È stato individuato dalla polizia locale di Padova il pirata della strada che giovedì sera qui in strada Ponte Vigo d'Arzere ha investito, ferendole gravemente, due anziane signore senza prestare soccorso. Ha chiamato la polizia locale nella notte tra sabato e domenica, 48 ore dopo quell'incidente che deve avergli tolto il sonno. Domenica pomeriggio si è presentato al comando di via Gozzi. Uomo italiano, sui 45 anni, residente in un comune della cintura urbana, è stato denunciato a piede libero dai vigili urbani per lesioni gravi e per essersi allontanato dal luogo dell'incidente, le strisce pedonali all'altezza della tabaccheria, senza prestare soccorso alle due anziane che aveva investito. Fondamentale, a quanto sembra, la testimonianza di un ragazzo di 14 anni, testimone oculare e primo a soccorrere le donne. Regina, 84 anni, e l'amica Teresa, alle 19 di giovedì erano appena uscite da messa dalla chiesa di Ponte Vigo d'Arzere. La signora Regina è ancora ricoverata in prognosi riservata in terapia semi-intensiva. Il violento colpo ricevuto le ha fratturato tutte le vertebre e alcune costole. Ha avuto pure una bolla d'acqua nei polmoni. I familiari dell'84enne avevano anche diffuso un SOS con volantini sparsi nella zona dell'incidente, rivolto a chiunque avesse visto qualcosa, e ora vorrebbero ringraziare il giovanissimo soccorritore. Che via Ponte Vigo d'Arzere sia difficilmente attraversabile dai pedoni non lo scopriamo di certo noi. Quello che invece abbiamo scoperto è questo. Sul luogo dove è avvenuto l'investimento delle due anziane è attivo un sistema automatico per attivare il semaforo pedonale. Solo che questo sistema, come potete vedere, non funziona.
Mercoledì alle 15.30 l'ultimo saluto a Leonardo Baido, il poliziotto della squadra mobile di Padova, morto venerdì scorso in un incidente stradale. I funerali del 41enne si svolgeranno nella chiesa dei Santi Martino e Lamberto della frazione di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, paese dove vivono i genitori e dove Leonardo era cresciuto. L'ispettore della sezione antidroga della questura di Padova è morto in un incidente stradale lungo la tangenziale, forse a causa di un malore mentre era alla guida. Unanime il cordoglio della questura che piange un collega tra i più bravi e stimati. I carabinieri di San Lazzaro nel Bolognese hanno denunciato per truffa una coppia accusata di aver raggirato una donna di 40 anni con la promessa di compiere riti voodoo per risolvere i suoi problemi sentimentali. Nei guai sono finiti un uomo di 45 anni e la compagna di 42, entrambi residenti in provincia di Venezia. I due, secondo quanto ricostruito, gestiscono un sito web che offre un servizio di mediazione per risolvere problemi di vario tipo attraverso pratiche rituali. La vittima aveva contattato il sito nel luglio scorso, poi aveva inviato tramite WhatsApp alcune foto della donna con la quale pensava che il compagno la tradisse. Per ottenere un risultato favorevole avrebbe sborsato 480 euro prima di rendersi conto di essere caduta in una truffa. Si è così rivolta ai carabinieri, che in breve sono risaliti ai gestori del sito. C'è la pubblicità, ci fermiamo per pochissimi istanti, a tra poco. Eccoci in diretta, parliamo della pandemia. Continuano a calare i ricoveri nei reparti ospedalieri, anche se frena la discesa del numero dei contagi. Negli ultimi giorni abbiamo avuto veramente pochissimi ricoveri, ieri neppure uno, e i ricoveri che abbiamo alle volte sono pazienti che magari sono ricoverati anche in altri reparti per altro tipo di patologia e che risultano essere occasionalmente positivi anche al Covid, e allora vengono mandati nel nostro reparto. Per cui questa è una fase di discesa assolutamente importante. L'evoluzione della pandemia parte proprio dal calo progressivo e graduale dei ricoveri ospedalieri, nonostante il numero dei contagi giornalieri rimanga medio-alto. A spiegarlo la dottoressa Anna Maria Cattelan, direttrice del reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, dove sono ricoverati i pazienti Covid meno gravi, quelli dell'area medica. Una parte di questi pazienti sono i cosiddetti Covid per caso, che scoprono di essere positivi dopo essere stati ricoverati per altre patologie. Alcuni invece sono anziani non vaccinati. Parallelamente, i medici dell'azienda ospedaliera sono impegnati nel trattamento domiciliare, anche con la pillola anti-Covid che si sta dimostrando efficace. Noi la somministriamo regolarmente, diciamo, ai pazienti che ne hanno la necessità. Dobbiamo soltanto tenere presente che è un farmaco che ha tante interazioni con altri farmaci, per cui dobbiamo fare un'attenta anamnesi, un'attenta storia clinica del paziente per capire che può assumerlo senza nessun problema. Però i risultati per ora sono buoni e riflettono un po' quelli che sono già i dati della letteratura, che mostrano come questi farmaci siano in grado di ridurre più dell'80% il rischio di evoluzione in malattia grave. Il virus è nella sua fase calante, la speranza è che non ci siano riprese nel periodo autunnale e che sia rifatta finalmente la cosiddetta fase della convivenza. Fanno un po' più fatica a scendere i decessi, ma lo sappiamo che sono un po' più lenti. Diciamo che siamo in una situazione assolutamente positiva in questo momento. Non ci sono state sorprese, quello che temevamo, che magari la Omicron 2 potesse rallentare la discesa, questo non è accaduto, per cui siamo in una fase di superamento dell'emergenza, senza dubbio. Meno 3 giorni allo switch off dal 10 marzo, le emittenti del nostro gruppo cambiano canale, ma la missione resta sempre la stessa: tenervi informati su tutto quello che accade nel nostro territorio. È scattato il conto alla rovescia per il nuovo passaggio alla televisione digitale con i canali del gruppo Media Nord-Est, che in Veneto dal 10 marzo troveranno una nuova collocazione sul telecomando. Come prima, più di prima, alleati di un'informazione libera e puntuale fatta dal territorio per il territorio. Per continuare a vedere i nostri telegiornali e i nostri programmi basterà una semplice mossa: risintonizzare il vostro televisore, pochi secondi e Antenna 3, Rete Veneta e TNE Telenordest ricompariranno sulle prime posizioni del digitale.
Antenna 3, la TV leader del Nord-Est e la prima TV locale d'Italia, passerà dal 13 al 10 e questo su tutto il territorio regionale, dalle Dolomiti alla Laguna, dal Garda al Delta. Così anche Rete Veneta, la seconda TV per ascolti del territorio, che abbandona il 18 e si ricolloca sul canale 14. Al 18 infatti arriva TNE Tele Nord-Est con la sua informazione da Padova e provincia, lo sport e il calcio minuto per minuto. Nei due anni della pandemia il nostro gruppo è stato punto di riferimento per i veneti, un argine contro le fake news. Vi abbiamo raccontato Vaia, l'Acqua Granda e oggi le ricadute locali di una crisi globale senza precedenti. Nell'incertezza generale la nostra informazione resta una certezza, alla base il patto tra noi e voi, un patto che vi chiediamo di rinsaldare risintonizzando la vostra TV. Questo il promemoria, 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta, 18 per Tele Nord-Est. Noi ci siamo, vi aspettiamo. E allora segnatevelo, da giovedì 10 marzo con il nuovo passaggio al digitale sarà necessario risintonizzare i vostri televisori. I nuovi canali di Media Nord-Est li troverete sul canale 10 per Antenna 3, sul 14 per Rete Veneta e sul 18 per TNE Tele Nord-Est. Vi ricordo questa sera a partire dalle 21.15 l'appuntamento con Ring, ospiti l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, Matteo Favero del Partito Democratico e poi Luciano Sandonà della Lega, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto e ancora Onelio Geatti, endocrinologo, per parlare sempre dell'emergenza del terrore, paura nucleare con i rischi e i rimedi e poi il professor Stefano Pilotto, docente di storia delle relazioni internazionali. Proprio per fare un focus sulla guerra in Ucraina. Appuntamento dunque a partire dalle 21.15 su Antenna 3 con Ring. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. Tempo stabile, ma continuano ad affluire venti gelidi dalla Russia. Il clima sarà dunque fresco. Prosegue poi la grave siccità sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 8 marzo. Sul Veneto avremo tanto sole, a inizio giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dalla mattina nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno e sgombro da nubi un po' su tutti i settori della nostra regione. Precipitazioni assenti, probabilità bassa di qualche fiocco di neve sulle Prealpi. Temperature minime sotto zero ovunque, con locali gelate notturne, 2 gradi nel veneziano. Massime sostanzialmente stazionarie, comprese tra gli 8 e i 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, nessuna pioggia e su tutti i settori il cielo sarà limpido. Temperature minime tra meno 2 e 2 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qualche addensamento ci sarà, ma senza ulteriori conseguenze. Splenderà comunque il sole. Temperature minime intorno allo zero o di poco inferiori, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto. Vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.